qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adrien, benvenuti sul mio canale. Sono tornato ragazzi, dopo una lunghissima assenza di più di un mese, ho caricato un video così per tenermi attivo. Chiedo scusa, però veramente ragazzi, non avevo tempo neanche per pisciare e ho finito insomma a scuola le materie, ora le cose stanno andando un po' meglio. Ho caricato gli ultimi video che avete visto. Ok, venendo a noi. Questo video ragazzi mi è stato suggerito da uno di voi e io veramente, questa persona non la posso nominare, però la ringrazio veramente per avermi suggerito questo video, che tratta delle due squadre, ovvero di Palermo e Udinese, come sarebbero se avessero ottenuto i propri campioni, che al giorno d'oggi purtroppo hanno lasciato queste due squadre. Palermo e Udinese, allora faccio breve perché già il video è lungo. Il Palermo si schiera con un 4-3-1-2, con in porta Sirigu, 79, mi hanno dato veramente poco però, secondo me, terzino sinistro, Palmieri. Terzino destro, Darmian, difensore centrale, Barzagli e Glick. Entrambi 85 e secondo me più che meritato e formano una bella difesa. Centrocampo, abbiamo un bel Pastore con un Vasquez e un Ilicic 80 in forza adesso l'Atalanta. Mentre Dybala un bel 88 sostiene due punti, Belotti e Cavani. Che, ragazzi, insomma sta parlando di non di giocatori dilettanti, però risponde l'Udinese con una formazione altrettanto alla pari con Handanovic in porta, terzino sinistro Asamoah, terzino destro Isla, difensori centrali Zapata e Mehdi Benatia, scusate se esisto, centrocampisti Inler che è più debole di Fofana rispetto a quello che si pensasse, comunque con Allan in forza a Napoli. Sanchez è la seconda punta che condivide il reparto delle seconde punte con Candreva a sinistra e Quadrado a destra, tutti in supporto di Quagliarella, quindi un 4-2-3-1. Purtroppo vi dico che devo mettere Quagliarella in attacco per Udinese perché non ho trovato altri giocatori che al giorno d'oggi, a parte Sanchez che è una seconda punta, massimo attaccante sinistro, insomma che è ancora in carriera oppure molto forte perché Di Natale si è ritirato, Dennis non l'ho trovato e quindi ho detto beh ci metto Quagliarella. Che comunque sia, è un grandissimo giocatore. Non vai andare a cercare robe come Ferronetti o Ranegi, che chissà dove sono. Ok, detto questo, io vi voglio lasciare il video. Vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi per favore ragazzi, che per me è una cosa che ci tengo tantissimo. Ci ho messo un po' a realizzare questo video. Mancano 3 giorni a Natale, sono contentissimo. 0 materie a scuola ragazzi, quindi vi dico studiate. Non state su YouTube, staccatevi, studiate ragazzi. E poi fate quel cavolo che vi pare tutte le vacanze. Caricate video, guardateli. E divertitevi, perché ragazzi, più sei liberi, più ci si diverte. Io vi lascio il video, la telecronaca sarà affidata a me, che vi commenterò questa partita, diciamo, in le azioni maggiori, ecco. Alla prossima ragazzi, io vi lascio il video con la mia telecronaca. Ciao a tutti. Ed eccoci qua alla Dacia Arena di Udine. Si affrontano Udinese e Palermo. Allora, mi sono dimenticato di dirvi nell'intro che i 7 giocatori in panchina, sia per Udinese che per il Palermo, non sono altro che i 7 giocatori attualmente più forti in rosa, che appunto, bisogna dire, potenzialmente lascerebbero la squadra prima. Comunque c'erano ancora, perché l'ho fatto con un accanto, non aggiornato per appunto non rovinare le rose, Carnesis e Terò erano ancora nella formazione di Udinese e li ho dovuti lasciare fuori. Poi non conosco la perfezione della rosa di Palermo, quindi ho lasciato stare magari qualcuno di forte, se n'è andato negli ultimi giorni di mercato e ne è stato aggiunto a FIFA. Pazienza. In questo World Stadium che dovrebbe riprodurre la Dacia Arena, ragazzi, da il via alla parità di andata. Oddio, ci sono un po' abituato a vedere Handanovic con la maglia di Udinese perché insomma seguivo il calcio quando ancora lui giocava in Udinese, non ricordo insomma, grandissimo portiere era e grandissimo portiere è. Quadrado, Sanchez, Quadrado insomma non era questo mega giocatore ed è esploso dopo, soprattutto la Fiorentina, appunto Danilo, Berami, Widmer, Janto, Fofana, Bajic e Bizzarri sono i giocatori che potrebbero potenzialmente entrare per l'Udinese, che attaccherà da sinistra a destra in questo primo tempo. E adesso vado a leggere Diamanti, Rajkovic, Nesterovski, Ajalo, Cioce, Alesami e Rispoli sono i possibili sostituti per il Palermo. Vi dico velocemente che sono due squadre di 4 stelle e mezzo, anche se è leggermente più forte il Palermo.
Intanto c'è il calcio d'inizio. Si parte. Qua, minuto 32, Belotti. La mette dentro Dybala e che colpisce clamorosamente il palo. E sull'azione dopo, guardate ragazzi, qua si infortuna Darmian da solo e l'arbitro poi è costretto a interrompere il gioco per il giocatore terzino destro, ora in forza al Manchester United. Insomma, un giocatore che comunque non è molto resistente agli infortuni. Sappiamo che ogni tanto anche lui cede un po' spesso e quindi dovrà essere sostituito subito. Dopo appena mezz'ora di gioco, vedete qua, avrei preso una storta, ragazzi, cioè sì, un poco realistico. Però, insomma, entra appunto Rispoli e la palla viene restituita ad Handanovic che tranquillamente rimette. Dopo due minuti di recupero, ragazzi, non c'è veramente nessuna azione nel primo tempo, a parte il tiro di Dybala, che appunto si è spento sul palo, cioè, sì, spento più che altro, ha colpito il palo e poi è tornato dentro per l'infortunio di Darmian. Veramente, ragazzi, il primo tempo non posso dire orribile, però molto spento. E speriamo che il secondo tempo, come dicono i telecronisti, possa proporci ancora di più. Qua ci dà le rights e noi continuiamo. Andrà Camane a battere il calcio d'inizio della ripresa. Minuto 48, Belotti per Camane, il destro a giro molto brutto che fa ripartire messa al fondo. E qua ragazzi, ci guarda palo di balla e ci fa vedere meglio il pallo preso prima, che veramente sfortunato qua, perché poteva essere anche un gran bel gol. E non è andata così e si rimane solo 0-0, il premio che poteva portarsi in vantaggio. Minuto 61, Cuadrado, la parentro per Allan, che veramente calcia una fucilata in tribuna. Diciamo, non sono le cose che Allan riesce a fare meglio, centrocampista attualmente a Napoli, però insomma ci ha provato, tentar non nuoce. E Sirigu ripartirà dal fondo con il rinvio che andrà a colpire la testa di Pastore, ma sul capovolgimento offensivo Cuadrado si inventa questo dribbling e col destro batte Sirigu per l'1-0 dell'Udinese al minuto 63. La solita ballata di Cuadrado, ragazzi. Minuto 63, l'Udinese passa in vantaggio con l'attuale ala della Juventus, questo classico doppio passo suo, il destro che fulmina Sirigu e tutta la difesa del Palermo, anche se qui potevano e dovevano fare meglio i difensori rosa-nero. Infatti qua Sirigu probabilmente ha qualcosa da dire suoi, però fatto sta che Cuadrado porta in vantaggio la formazione di Massimo Oddo. A quel tempo magari avremmo potuto dire Francesco Guidolin, forse. E si riparte dal 1-0, però c'è un cambio dove Berami entra e prende il posto di Gökhan Iller. Attualmente in forza una squadra turca, credo, non voglio spare ballate. Pastore dentro per Rispoli, subito reazione Palermo che con Belotti al volo in sacca l'1-1 al minuto 68, un vantaggio veramente durato 5 minuti da parte dell'Udinese, che si deve piegare a Andrea Belotti, che praticamente quasi indisturbato, dove il difensore esattamente Asamoah e Benatia perdono la sua marcatura e lasciano praticamente solo in posizione regolare a battere di destra Handanovic, che veramente può farci poco su T del genere. Cosa è arrivato perfetto dalla destra e qui a volte bel gol, ma basta veramente solo spingerla dentro su questi tiri. E Belotti è solito non deluderci a queste cose. E niente, si riparte come se si fosse sempre sullo 0-0 con un gol in testa però segnato dal Palermo. Minuto 71, Palento per Quagliarella, che si gira, tenta il tiro che colpisce la rete esterna, però
e si riparte la rimessa dal fondo. E qua notiamo ancora Salvatore Sirigu, portiere rosanero, che richiama l'attenzione dei suoi, che non sta piacendo molto al portiere azzurro, ragazzi. Qua abbiamo una panoramica sul World Stadium, Dacia Arena di Udine. Minuto 73, subito sul capovolgimento di Enzo Cavani. fronte. Cavani mette questa palla per Intanto Belotti, Salerno che però è pericolo. in posizione Intanto Salerno irregolare, poteva pericolo. veramente andare a fare male ad Libera posizione di Handanovic. offside. E Chociev Allenatore del Palermo sceglie prende il di effettuare un posto cambio. di Josip Iličić, altro giocatore che comunque sta facendo veramente bene a Palermo. E chissà se tra qualche FIFA non potrà entrare in questa formazione. Minuto Emerson. 79. Perfetta questa stessa di Quagliarella per Cuadrado, Guadagna metri che va verso sul fondo, mette l'esterno. dentro Sanchez, segna un gol Occhio al tiro. praticamente identico a Ritorna quello di l'assist di Belotti, Rexhi solo che raso a sente terra, davvero e pesante l'Udinese si adesso. ritrova E ha addirittura controllato in la linea di vantaggio finale. 2-1 Difenderla con le sulla unghie. Da formazione rosanero, che comunque destra sembrava degli avere avversari. spinto, Ancora pochi nonostante minuti, anche dai. il palo colpito nel primo tempo. Niente da fare qui per Ma il portiere l'Udinese su questa conclusione veramente regolatissima. Ha è trovato un gol di sponda. più decisiva sotto Grande porta, gol. perché due Ha tiri in porta, tentato due gol, dopo aver picchiato mentre altri con un due tiri palo. sono spenti sul fondo. Al minuto 80 praticamente la partita sembrerebbe chiusa, perché l'Udinese ora deve fare molta attenzione a ciò che potrebbe accadere dietro. Qua Palermo deve riprendersi e sicuramente metterà Pivoteggia l'attacco adesso e di totale. 2 a 1. Qua Pastore la mette dentro per Barzagli, che crossa, e Potrebbe al trovare minuto il pari. 89 Belotti Pari insacca il al minuto più 2-2. importante del match. Potrebbe E rivelarsi decisivo qua per ci lo sono svolto altre del tempo del responsabilità per la difesa Palermo. bianconera, che veramente Il gol era ha lasciato nell'area dei e buchi, in puntualmente Emerson non specie poteva all'Anna, sciogliere che è questo andato a fare il assist difensore aggiunto, perfetto dalla e ha parte perso appunto la marcatura dell'Ilizia che era del sicura. Gallo, Che che di spettacolo. testa, ancora su Assist palla davvero alta, perfetto. Bisognava solo metterla dentro. Si è insacca mosso con i alle tempi giusti. spalle di Aveva Handanovic. spiegato Abbiamo il visto fattore praticamente rischio tre per quel gol su gol. cross praticamente Sicuramente avevamo già identici, provato in allenamento questo schema dove c'è di una rientro. grave perdita di marcatura dietro. È il minuto 89, ragazzi. Belotti trova l'1-1 e praticamente ormai la partita non Una dovrebbe partita avere altri pazzesca con il risultato risvolti che torna ancora una significanti, anche volta in perché manca parità. poco. E dopo 4 minuti di recupero, ragazzi, c'è questo Emerson, cross Palermo a caccia dei gol facile presa per partiti negli istanti Handanovic. finali. E qua l'arbitro veramente è tentato a fischiare la fine. Infatti Handanovic chiama la calma, e sui piedi di Zapata, ragazzi, si Allo scadere dei 90 termina minuti, qui. le squadre sono in La sfida di parità. andata 2-2, risultato che nonostante il pareggio premierebbe, metto molti condizioni davanti, premierebbe il Palermo per il passaggio del turno, e si va alla sfida del È Barbera tutto di pronto per la sfida ritorno. di ritorno, Ci questo teniamo a dirvi, insomma, che affascinante sono due match squadre di di 4 quattro stelle e stelle mezzo, come ho Mezzo di iniziato Paolo questo e Stefano discorso Nana. all'inizio della prima partita. Sta per Il aderire il Palermo pubblico di però è un po' più Palermo di forte, perché ha un Udinese. attacco 79, mentre l'Udinese di 78, un centrocampo di 81 con l'Udinese 80 e una difesa 80 contro quell'altra rivale di 78. Comunque fanno testo Ecco gli molto, undici fanno di differenza, partenza del insomma, Palermo. avere Barzagli e È un Glick. 4-4-2 in salsa offensiva, E più questo che altro, scelto però, dal questo è un tecnico del dato match di oggi. Si un schierano con il centrocampista in po' posizione incerto, perché centralizzata sul fondo comunque delle linee questa media occulte conta anche per giocatori fuori, sfruttare degli eventuali anche diciamo proprio buchi non della convocati difesa in panchina, avversaria. quindi c'è molto da guardarsi da questa statistica, perché comunque le squadre qua si equivalgono. C'è un portiere forte e un portiere meno forte dall'altra, una difesa forte e una difesa meno forte dall'altra. Questo è l'11 con il quale Insomma, comincia il match l'Udinese. c'è Sanchez 89, c'è Procedono in Dybala campo col 88 dall'altra. 4-5-1, anche se la Insomma, le connotazione è cose già alla fine, piuttosto secondo offensiva. me, si Sarà equivalgono comunque. fondamentale il loro appoggio alla L'Udinese manovra scenderà in per non campo con lasciare troppo questa isolata la maglia posizione dei gialla, loro che davanti. è la seconda, mentre la terza è bianca, con una striscia nera in mezzo tagliata da un'altra striscetta bianca, quella che ha usato nella vittoria di 3-1 contro l'Inter, ragazzi. Io, sapete chi mi segue, che sono tifoso rossonero, e quindi non potete sapere quanta gioia ho provato nel vedere scritto Inter 1 Udinese 3. Poi metà, insomma, metà famiglia di su, che proprio viene da Udine, quindi non so quando succederà che l'Udinese batta l'Inter, però insomma è una cosa che
succede a volte, Udinese ha quindi centrato mai due dire volte, mai. quindi la Questo sfida Andrea direi Barzagli, obbligatoria per il Milan difensore in mai di Champions. Ha centrato 36 Guidin anni, l'anno che viene va per 37, con Urbano arbiterà questo incontro intanto. E insomma, difensore che però comunque è sempre un campione e che lasciò Palermo per andare alla Juventus. Sarà il Gallo Belotti a battere per Cavani in questo calcio inizio della sfida di ritorno. Qua abbiamo subito Darmian al minuto 3, Belotti che mette in mezzo però Handanovic qua, non si fa sorprendere, tiro nullo praticamente, che viene rinviato tranquillamente. Minuto 14, Darmian sulla destra, ancora lui, tenta dribbling dentro per Belotti, ancora al destro, plasticissimo Handanovic, che non concede spazio al Gallo, che insomma ha già fatto due gol all'andata. Minuto 22, Cavani si guadagna questa punizione che non ho capito veramente dove sia il fallo, non si può neanche dire fallo di mano perché la palla è rasoterra. E qua ragazzi ci va un tale Paolo Dybala, ci va un tale Paolo Dybala che veramente potrebbe creare molti problemi a un portiere chiamato Samir Handanovic. Un tale Samir Handanovic, ragazzi, eccolo qua con il numero 10 fiero sulle spalle, il campione della Juventus. Va anche Vasquez che gli fa la finta, parte Dybala ma la palla coglie la rete, quella dietro però. Punizione che meritava una sorte certamente. Purtroppo non è scesa abbastanza, finendo per spegnersi. Non ha preso l'effetto voluto, il giro voluto, la palla. Ed è terminata sul fondo. E siamo alla rimessa di Samir Handanovic, che cerca quadrato. Minuto 30, va dentro per Belotti, che carica il destro. Miracolo di Handanovic, che li chiude sul primo palo. La palla, ragazzi, con questo colpo di reni, veramente il portiere Udinese qua finisce il primo tempo molto molto più attivo del primo della gara prima. Detto così è bruttissimo, però insomma va bene così. E si vede anche qui al secondo tempo, una giocata individuale. Nel secondo tempo, ragazzi, andrà a battere l'Udinese. Tre tiri per il Palermo, uno per l'Udinese in questa prima frazione di gioco. E andrà Quagliarella, ragazzi. Al 53esimo, Jajalo sostituirà Ilicic. Non fu lui a sostituirlo nella gara di andata, ma comunque Ilicic in nessuna delle due gare terminerà la partita in tutti i 90 minuti. Minuto 53, Pastore, che prosegue. Palla per il Gallo Belotti, che la cross in area, Dybala da solo, quarto gol identico che FIFA segna questa doppia sfida. Questa volta ha segnato Paolo Dybala, che marca per la prima volta il tabellino dei marcatori, mette la sua firma, ragazzi. Ancora qui lasciato solo Benatia, tra l'altro il suo compagno di squadra a vuoto totalmente sinistro, dove Handanovic veramente può fare poco, ragazzi. Grande portiere, però se i giocatori vengono lasciati così, purtroppo alla fine ci rimette anche lui, anche se la colpa sua è veramente minima, minima, minima. 54esimo, veramente adesso, col risultato che prima avrebbe premiato comunque il Palermo, adesso lo premia due volte, ragazzi, e si va veramente verso la vittoria del Palermo. Però c'è la reazione Udinese con Cuadrado che prosegue a destra. E qua Sanchez, ragazzi, praticamente porta sguarita, colpisce il palo. Minuto 66, ancora la reazione del Udinese. Sanchez crossa, il colpo di testa di Quagliarella e la parata di Sirigu. Forse la più bella vista in queste due sfide, la parata più bella se la giudica lui. Sul calcio d'angolo non succede niente e Ciocev sostituisce Vasquez e Fofana sostituisce Hiller. Come abbiamo appunto, vi faccio vedere, come già anticipato, non succederà praticamente niente sul calcio d'angolo che segue. Minuto 82, questo cross di Cavani, veramente un lancio alla Bonucci della Juventus. Innesca Belotti che col sinistro brucia totalmente Samir Handanovic e Palermo fa festa e chiude con 4-2 totale il conto
di questa doppia sfida, vedendolo chiaramente vincitore. Forse anche come da pronostico, non lo so. Ve lo aspettavate questo risultato? Scrivetelo nei commenti, che sicuramente li leggerò. E se avete qualche idea di qualche altra sfida, ragazzi, non tardate a scriverla qua sotto. Questo gol di sinistro di Belotti, ragazzi, veramente incredibile. Ora qua Andanovic a richiamare la sua difesa, che l'ha lasciato veramente solo come non so cosa. E i tifosi del Palermo che non possono far altro che gioire davanti a una cosa del genere. Udinese che adesso veramente avrebbe bisogno di due gol per andare ai supplementari, ma in 7 minuti è veramente dura. Dopo 3 minuti di recupero, ragazzi, tenta questo contropiede e l'arbitro decide di porre fine alla doppia sfida, che vede il Palermo uscire vittorioso contro l'Udinese. Partita che, insomma, forse se si fosse rigiocata sarebbe finita con un risultato diverso, ma la prendiamo per vero così, ragazzi. E il mito sfatato che l'Udinese è meno forte del Palermo se queste due squadre avessero ottenuto i campioni che avevano in squadra. Prossimo video, ragazzi, vi anticipo, Cecoslovacchia contro Jugoslavia, ragazzi. Lasciate un like, iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.